Eccomi, ciao, buongiorno, come sempre. E cosa facciamo oggi? Innanzitutto mi avevate chiesto di farvi vedere come realizzo una rosa, diciamo più o meno realistica, ed è quello che vorrei farvi vedere oggi. Allora, ragazze, di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente della Hard Rock Flower, della nostra Gum Paste. Eccola là, ho rotto tutto per colori, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché il filo da fiori. Innanzitutto io utilizzo per il gambo un filo abbastanza spesso, se non sbaglio questo dovrebbe essere se non vado errata, un 18 gauge, sì, 18-16, ok? Perché è quello che poi andrà a sostenere il peso di tutto come si dice, di tutto il fiore. Quindi per prima cosa ci prendiamo il filo, ci prendiamo un accendino e ci prendiamo una piccola pinza. Cosa facciamo? Dobbiamo andare a creare un piccolo anello, ok? Grazie Miriam, Miriam mi dice che l'ideale per la rosa è il 18. Potremmo organizzare. Allora, ci creiamo con una pallina di pasta di zucchero una sorta di goccia in questo modo. Ok? Così. Dopodiché, con l'accendino, mi raccomando, non ustionatevi, ok? Andiamo a scaldare come si dice, l'anellino che abbiamo appena creato. L'ideale sarebbe che diventasse rosso, quindi bello incandescente. Mi raccomando, non vi bruciate e andiamo a inserire all'interno della pallina che abbiamo fatto. Dopodiché, sempre stando attente a non bruciarvi, andate a chiuderlo sotto. Perché ho fatto questo? Perché col ferro caldo lo zucchero si scioglie e una volta, diciamo, raffreddato, si è andato a cristallizzare, si è andato a fissare intorno al ferretto. In questo modo voi siete tranquille che il ferretto, cioè che come si dice, la pallina di pasta di zucchero non scivola, durante, diciamo, durante la lavorazione, ok? Cosa facciamo? Ci prendiamo della Gum Paste per fiori, ok? In questo modo. Se ritenete di averne bisogno, prendete un po' di Crisco e andate leggermente a ungere il vostro piano di lavoro, ok? Esattamente in questo modo. Dico la verità, con questi tappetini in Silplat e la nostra pasta di zucchero, difficilmente ho, diciamo, avuto difficoltà poi nel staccare i fiori, ok? Cioè, la pasta di zucchero, però un po' di Crisco non fa male, ok? Andiamo a stendere la pasta di zucchero, la Gum Paste, il più sottile possibile, ok, e andiamo a crearci i primi. Ecco, io qua ho dei coppapasta semplicissimi, va bene, in tre diverse dimensioni. Ovviamente partiamo dal più piccolo e cominciamo a creare. Uno, aiuto, due e 3. Poi ristendiamo nuovamente uno, la pasta di zucchero o la Gum Paste in questo caso. Ne avevamo fatti 3, quindi 1, 2, 2. Adesso ne facciamo 1, 2 e 3. Ok, quindi ciao Rosaria, ciao Carla, ma quanti siete oggi? Ciao Maria Rosa, con un Boltool
andiamo a passare il bordo dei petali. Io metto il ball tool a metà in modo che per metà sia sul petalo e per metà sia sul tappetino, ok? E vado a fare una passata in questo modo. Ve lo faccio rivedere. Così, ok? Adesso poi li contiamo, vediamo se me ne sono dimenticata qualcheduno o no. Ok? Perfetto. Ciao Irene, ciao Jessica, ciao a tutti. Adesso ci prendiamo un po' di colla alimentare e un pennellino. Prendiamo il bocciolo che abbiamo fatto prima e andiamo a spennellare con un po', ecco qua, di colla in questo modo. Poca poca, dobbiamo solo inumidirlo. Dopodiché prendiamo uno dei petali che abbiamo appena creato e andiamo a chiuderlo intorno scusate, ero fuori come sempre, al bocciolo in questo modo. Ok? Andiamo a Poi, farlo. Questo è un po' un mio punto di vista. In natura non esiste una rosa identica a quell'altra, ok? Soprattutto, quindi non vi focalizzate cioè c'è la tecnica e su quello non ci piove, però lasciate pure spazio alla vostra immaginazione, ok? Non vi standardizzate troppo, va bene? Adesso abbiamo messo il primo petalo, andiamo a sistemare il secondo. Quindi posizioniamo a livello dell'attaccatura del petalo precedente, ok? Andiamo a metterlo a metà così. Dopodiché, come abbiamo fatto prima, ma senza chiuderlo eccessivamente, andiamo a chiudere il petalo così. Allo stesso modo, in questo punto diciamo di giunzione del petalo, mettiamo sempre un po' di colla alimentare così e facciamo la stessa cosa, cioè prendiamo un altro petalo e lo mettiamo così, chiudendolo in questo modo. Va bene? Questo è il risultato. Adesso facciamo un giro da due, quindi ci mettiamo. Vedete come è messo il petalo? Qua e qua. Noi giriamo, ci mettiamo qui, mettiamo un po' di colla. Mi raccomando, colla sempre poca perché sennò bagnate il petalo e lo bagnate troppo e non va bene. Girate e mettete ancora un po' di colla. Dopodiché, cosa facciamo? Prendiamo un petalo e lo appoggiamo. Ok, secondo petalo e come prima lo appoggiamo. Scusate, mi ero avvicinata troppo. Così, adesso creiamo una sorta di gonna a portafoglio. Quindi giriamo il primo petalo e qua inseriamo l'altro e andiamo a chiuderli uno sopra l'altro in questo modo. Si vanno a praticamente a incastrare uno dentro l'altro. Ok? Perfetto. Stesso discorso, sempre un po' di colla e facciamo aderire la parte sottostante del petalo. Mi manca un petalo e aiuto, ve lo faccio subito, così possiamo finire questo giro. Ok, poi anche ripeto, non vi vengono precisi i petali, non è un problema, cioè a me anche se si rompono ad esempio non è che mi creo il problema, ok? Perché in natura esistono i petali rotti, quindi ciao Silvia. Allora, quindi siamo arrivati al secondo giro, ci sono due petali incastrati uno sull'altro, ci mettiamo nel punto di giuntura di uno dei due e mettiamo il primo petalo sempre a metà, ok?
Ciao Silvana, grazie cara. Ma qualcuno di voi lo sta facendo insieme a me? Vi siete preparate il materiale? Poi vi interrogo. Voglio le foto, eh. È che oggi ci sono dei mostri sacri, dei fiori, qua non vale. Mettete il secondo petalo. Ok. Di nuovo un po' di colla, sempre poca, mi raccomando. Questo era il petalo che si era un po' sbilancato, ma lo facciamo andare bene lo stesso. Ok, e lo facciamo inserire all'interno. A questo punto, come abbiamo fatto prima, andiamo, questo non si è, ecco, infilato, andiamo a chiuderlo così. Ok? Adesso, sempre con il coppapasta, quello piccolo, tagliamo altri 3, 1. Ok? Quindi 1, 2, ok, e il terzo. Perfetto. Come abbiamo fatto prima, esattamente nello stesso identico modo, ok, con il Ball Tool andiamo a passare il bordo, ok, così. Cosa facciamo? Prendiamo il venatore per rosa, adagiamo magari dalla parte giusta, adagiamo i nostri petali e schiacciamo per andare a creare la venatura del petalo, ok? Così. Ovviamente io scelgo sempre questi colori molto semplici, cioè tipo il bianco, il nero, così voi non vedete assolutamente nulla, perché io dubito che riuscirete a vedere le venature, perché adesso cosa facciamo? Riprendiamo il nostro bocciolo, riprendiamo. E questo sì, il pennello e la colla, e come prima andiamo a mettere un po' di, andiamo a inumidire la pasta e mettendolo dal lato giusto, ok, che è questo, andiamo a inserire il nostro petalo, mantenendolo un pochino più rialzato rispetto agli altri. Sì. Brava Miriam, mi sembra un'ottima idea. Così me li sono fatti io, quindi non sono proprio il massimo della bellezza. Ok, mettiamo il secondo, il terzo petalo. Ok, ora cosa facciamo? Io mi aiuto con il pennellino. È vero, Miriam, non si possono guardare, però ti assicuro che è molto funzionale. È brutto ma buono, come si suol dire. Io mi trovo, riesco, è fatto, è uno delle prime, dei primi che avevo fatto, e ti dico la verità che la sua funzione la svolge egregiamente. Fa abbastanza schifo, effettivamente. Cosa sto facendo? Sto rigirando, vedete? La punta del petalo, quindi sto cominciando a dare un po' di movimento a questi petali, così, ok? E ugualmente a questo. Quindi poi vedete voi come volete muoverli. Ok, e al solito qua sotto lo andiamo a schiacciare. Ogni tanto mi avvicino troppo, ok? In questo modo. Poi ripeto, come piace a voi, a me piacciono belle carnose, belle con un bel movimento. Ok? In questo modo. Così. Poi potete farle più o meno piegate, più aperte, meno aperte, insomma, però
vedete voi, ok? La rimettiamo a testa in giù.